Fano annichilito e tramortito dal termine di un'altra prestazione di grandissimo spessore, la Recanatese vede il traguardo della Serie C davvero a pochi passi. La scena più bella di questo derby dopo il triplice fischio, con la tifoseria granata che, nonostante delusione ed amarezza, applaude la compagine giallorossa, certificando la superiorità indiscussa vista in campo e che si è concretizzata con 4 reti ed un bottino che poteva anche essere più ampio. Non c'è stata sostanzialmente partita, troppo superiori i padroni di casa che hanno macinato il solito gioco spettacolare e redditizio. Un gol è stato gentile omaggio della difesa, ma gli altri 3 sono state delle perle da rivedere ed ammirare. Chiaramente il clima di festa è palpabile e non resta che l'ultimo sforzo, non distrarsi e mantenere lucidità e concentrazione per le ultime 5 partite. Contestazione in casa Alma, ma non ce la prenderemo troppo con i giocatori. Semplicemente la squadra è stata costruita male, corretta malissimo ed assemblata peggio, e sarà davvero dura salvarsi anche se le possibilità sono intatte, mister Catalano negli spogliatoi. Mister, il primo quarto d'ora non mi era dispiaciuto della sua squadra, poi il primo gol, tutto il resto, poi siete andati un po' veramente allo sbando nel secondo tempo, non c'è stata partita contro una Recanatese comunque inarrestabile, noi la conosciamo bene. Va bene, il 4-0 chiaramente è un risultato pesante e assolutamente dobbiamo assumerci le responsabilità di questo 4-0, dici bene. Siamo partiti bene, abbiamo fatto un buon quarto d'ora, alla prima occasione da gol la Recanatese ha fatto gol, abbiamo avuto una situazione dove potevamo pareggiare e non ci siamo riusciti, ci può stare di perdere 1-0, 4-0 è chiaro che cambia nella testa, ma i punti sono sempre gli stessi che non si prendono, dobbiamo essere amareggiati, soprattutto per questo secondo tempo, io per primo mi devo assumere le responsabilità. E detto questo, dobbiamo pensare al nostro campionato che riparte nella stessa maniera in cui eravamo arrivati qua. Venivamo da un filotto di 5 partite nel quale avevamo fatto 11 punti e dobbiamo ripartire con la stessa voglia di fare punti e al tempo stesso devo fare i complimenti alla Recanatese che penso che vincerà questo campionato meritatamente. Il Fano non era partito neanche in modo malvagio, un rimpallo favorevole libera Casole, il cui tiro centrale è bloccato da Urbietis. Al nono però la Recanatese passa, Rapero appoggia per Seni Gagliesi che indovina una parabola perfetta che si infila nel set con Zafest immobile. I leopardiani sono in assoluto controllo, amministrano senza soffrire ed approfittano al 36esimo di un gentile omaggio della svagata retroguardia ospite e nella fattispecie va Vassori ad addormentarsi, Minicucci ha il merito di crederci ed indovina il raddoppio. Prima dell'intervallo Seni Gagliesi, irresistibile, approfitta di un'altra palla persa da Zanolla e nonostante una chiara spinta in aria tenta la conclusione ribattuta dal portiere. La ripresa è un totale monologo, subito Minicucci va via sulla destra, assist per sbaffo, provvidenziale la chiusura di Carcalis. Poi anche Sopranzetti ha una buona opportunità ma la sua conclusione è imprecisa. Match in ghiaccio definitivamente al 13esimo, traversone di Quacquarelli, di in acrobazia sbaffo ci arriva ed insacca una rete spettacolare. Al 20esimo ennesima ripartenza giallorossa con Giampaolo che evita Zafestas ma non trova la porta. Standing ovation subito dopo per questo pallonetto millimetrico di sbaffo che quasi da fermo sigla il poker. Il Fano soltanto uno squillo al 32esimo con un traversone di Tortori per l'inzuccata di Casolla. Il resto è garbage time, una sorta di passerella per la capolista che si gode il trionfo. Solo per 24 ore però Pagliari ha già richiamato tutta la truppa per martedì prossimo. Giovanni, sprazzi di grande Recanatese, anzi 90 minuti davvero di grandissimo livello contro una squadra che giustamente temevate, che ha un organico superiore alla classifica che c'è, ma invece l'avete veramente annichiliti. Sì, abbiamo fatto una grande partita, conoscevamo il Fano, che gioca bene, forse una di quelle che prova più a giocare delle altre. Logicamente con noi siamo devastanti quando troviamo gli spazi, però ripeto, non faccio altro che ringraziare questi ragazzi, questo gruppo, perché le nostre vittorie vengono durante la settimana, si allenano da 8-9 mesi in maniera incredibile, veramente sono molto contento, però il traguardo si comincia a vedere un po' lo striscione, però meglio rimanere con la testa bassa, perché ho visto molti atleti nei vari sport perdere proprio
sul traguardo, perciò non mi esalto, logicamente sono molto contento perché alleno una squadra vera. Tu hai vinto campionati in tutte le latitudini, questo è un gruppo però che credo che porterai un po' nel cuore per sempre, no? A prescindere da tutto il resto, però una squadra che gioca, diverte, si diverte, gratifica il suo allenatore, gratifica il pubblico. Sì, sì, ma quello che è stato bello, quello che abbiamo fatto con la società, con José, con il mio staff, è stato creare un gruppo di uomini veri, perché anche oggi è entrato Luca Sopranzetti che ha giocato più di 35 minuti e ha fatto una partita straordinaria. Per me quello sono i segnali che tutti si sono sentiti importanti, si sentono importanti e gli obiettivi si raggiungono così. Però ecco, adesso un momento di gioia c'è, però loro pensavano che siccome giochiamo giovedì gli davo martedì. Invece io ho detto siete fortunati che non vi faccio allenare domani, perché la liberazione è ancora, penso che sia un valore importante la liberazione. Quindi la parola d'ordine è cercare di mantenere questo pizzico di concentrazione, questa grande concentrazione per le ultime partite. Abbiamo seminato 10 mesi e dobbiamo raccogliere, non ci sono storie, non è che seminiamo per far raccogliere gli altri, i contadini che hanno seminato hanno sempre raccolto loro, perciò noi dobbiamo rimanere sul pezzo, sappiamo che stiamo sulla buona strada, però... finché non si, com'è che diceva il mitico Trapattoni, mai dire gatto se non c'era il sacco, perciò la strada è quella giusta, c'è da mantenere la testa a posto, perché adesso abbiamo due trasferte difficilissime con Vasto Ciraldi e Matese, e poi dopo Matese cominciamo a vedere dove siamo messi. Senti, la scena più bella, gli applausi del pubblico di Fano, no? Sotto 4-0, contestazione della sua squadra, applausi per la Reganatese. Se li merita, ragazzi, se li merita tutti, per come si sono comportati, per come si sono allenati, per come giocano la domenica, se li meritano, se no siamo sempre abituati a vivere in un mondo sempre di insulti e di cose negative. Questi ragazzi se lo meritano, perché sono persone serie, perché ci tengono molto e tutto quello che di buono hanno fatto se lo meritano. Adesso sanno benissimo che il capo è un po', quando vede il traguardo, ancora più cattivo.